video dedicato a tutti quei rintronati, perché secondo me sono dei rintronati, che vanno in giro a spargere per i vari social media la stronzata, il luogo comune che in Germania è sempre freddo, sempre nuvoloso, piove sempre, mentre in Italia è sempre caldo, non piove mai, le nuvole non coprono mai il cielo. Ok, ora effettivamente il sole splende qui in centro Italia, ma 3 giorni fa erano più o meno ancora sui 30 gradi, molto caldo. 2 giorni fa improvvisamente mi sveglio, cielo coperto e un freddo cane, ragazzi. Ci sarà stato uno sbalzo di 15 gradi tra un giorno e l'altro, un meno 15 gradi in una notte. Siamo passati da 30 gradi a 15 gradi, così, boom. E poi ci sono quelli che ti vengono a dire che questi sbalzi di temperatura improvvisi ci sono solamente in Germania. Ragazzi, purtroppo ancora c'è gente nel 2024 che va in giro a dire stronzate del genere, cavolate del tipo che in Germania fa sempre freddo e in Italia fa sempre caldo. Siamo a settembre, metà settembre, non è che siamo ad ottobre o novembre inoltrato, no. Comunque sia, dovrebbe essere ancora, insomma, caldo. Invece no, c'è stato questo improvviso cambio di temperatura. Anche in Italia succedono queste cose. Non credete a sta gente che non vive con i piedi per terra, ma vive in una realtà virtuale, che sia realtà virtuale in Germania o che sia realtà virtuale in Italia. Come funzionano certe persone? Come funziona la testa di certe persone? Praticamente, questa gente che magari vive in Germania, ogni tanto scendono in Italia, magari per fare la loro vacanzetta, e magari scendono in Italia solamente d'estate. E dopo, nella loro testa, siccome d'estate comunque sia in Italia fa un clima mediamente più caldo che in Germania, questo non è un luogo comune, è la verità, sono i fatti. Per 3 mesi magari mediamente in Italia ti può fare un caldo boia, la pioggia per 3 mesi non si vede, ma manco col cannocchiale. E allora sì, in quei 3 mesi d'estate, è vero, c'è una differenza tra Germania e Italia. Allora l'italiano che magari vive in Germania scende un mesetto, che cavolo ne so, in Puglia, e vede che effettivamente, venendo, che ne so, da una città a caso tipo Stoccarda, venendo da Stoccarda, dove d'estate magari ci sono più piogge che nella sua Puglia, allora vede che quel mesetto in Puglia il cielo è sempre blu, è tutti i giorni un caldo boia, le piogge non si vedono, ma manco col cannocchiale di Galileo Galilei, e si fa quest'idea distorta dell'Italia. Poi metteteci magari il fattore nostalgia, no? Magari a questo pugliese che vive a Stoccarda la Puglia manca, allora in quel mese si fa un'idea sbagliata della sua terra natia, mica mi ricordo come si dice. Ed è così che funzionano alcuni soggetti.
non si ricordano che invece anche in Italia può fare freddo, anche in Italia il cielo può essere grigio anche per un mese, ragazzi, anche per un mese. Anche in Italia può piovere. Anzi, penso che in Italia, mediamente, gli eventi piovosi in media siano, diciamo, accadano più spesso, siano più frequenti che in Germania. In poche parole, in Italia, mediamente, piove più che in Germania. Ebbene sì, una realtà, una verità che fa male. Evitateli questi qua, ragazzi, che dopo vi fate un'idea sbagliata dell'Italia. Dopo la gente pensa che in Germania il cielo è sempre grigio e in Italia il cielo è sempre azzurro. Cavolate del genere. Poveracci questi qua. Poveracci, perché poi vivono in una bolla in Germania. Vivono con la costante nostalgia dell'Italia. Non hanno magari mai il coraggio di riprovare l'Italia veramente. Perché ci vuole coraggio, ragazzi. Ripeto, la Germania è una realtà dove comunque sia trovare lavoro, insomma, avere le basi di questa società in Germania è semplice. E in Italia ti devi più ingegnare. Ti devi più ingegnare. E poi mettici che anche qui il cielo qualche volta è grigio, che piove. Che succedono tutte quelle cose che succedono anche in Germania climaticamente. E poi ti ritrovi magari senza il lavoro, dove magari arrivare a fine mese ti incazzi di più che in Germania. Pensate, ragazzi, prima di fare qualsiasi azione, pensateci due volte. Volete venire, volete tornare a vivere in Italia? Non vi focalizzate su quel mese di vacanza che fate da Stoccarda alla Puglia. Ricordatevi che ci sono tanti altri fattori che incidono sulla vita, non solo il sole, il cielo azzurro e i ricci di mare mangiati crudi. Ci sono tante altre cose, ragazzi. Pro e contro, ovunque, dipende come voi siete. Se magari non avete bisogno di lavorare, ci sono persone che non hanno bisogno di lavorare, ma vabbè, allora l'Italia è un posto stupendo. Voglio dire, se avete la possibilità di avere un'entrata cospicua mensile in Italia, allora si vive bene, chiaramente. Buon, ragazzi, per questo video è tutto dall'ancora soleggiata Centro Italia, Umbria nello specifico. Ciao, ragazzi.